Morning. Il tema che tratto in questo intervento è piuttosto vasto e il tempo che ho a disposizione non è molto. Cercherò quindi di mettere a fuoco tre momenti storici importanti. The subject of my speech is quite vast and the time is limited, therefore I will try to focus on three important historic moments. Noi addetti ai lavori parliamo spesso della luce. La luce è la materia del nostro lavoro. Oggi la materia luce può e deve essere interpretata come un linguaggio che sviluppa un'idea, un messaggio. Possiamo attribuire a ciò che facciamo non solo un valore estetico, visivo, ma anche un contenuto. Un utilizzo artistico della luce può dunque essere definito come un vero e proprio linguaggio comunicativo, espressivo, narrativo. We, the professionals, often talk about light. Light is a subject of our work. Nowadays, the lighting subjects can be interpreted as a language which develops an idea, which delivers a message. We can apply to what we do not only an aesthetic value, but a real content. An artistic use of lighting can be considered a true communicative, expressive, and narrative language. Questo significa che in passato la luce non era ancora un linguaggio? No, non lo era. Non aveva questa finalità né poteva averla. Il mio ambiente di lavoro è prevalentemente l'opera lirica e la danza. Nell'opera viene rappresentata musicalmente una storia. C'è quindi un aspetto del racconto, della narrazione. Does this mean that lighting in the past wasn't a language? No, actually it was not. It did not have this purpose, nor it could have it. My working environment is primarily opera and ballet. An opera story represents with music. The important aspect is that there is a tale, a storytelling. La foto che vedete proiettata è un'immagine dell'atto primo di Aida in un'edizione del 1963, con la regia di Zeffirelli e le scene e i costumi di Lila De Nobili, che il Teatro alla Scala ha riproposto più volte negli ultimi anni proprio per il grande valore storico che questo allestimento ormai rappresenta. The picture you see on the screen is an image of Act One, The Palace of Aida, in an edition of 1963, directed by Franco Zeffirelli, sets and costume by Lila De Nobili. This is an opera that La Scala has replicated several times in recent years, specifically because of the great historical value that this production represents. Si tratta di una scenografia completamente dipinta su tela, come si usava a fare in quegli anni. La rappresentazione dei luoghi era affidata alla grande maestria pittorica che attraverso l'illusione prospettica e architettonica conduceva lo spettatore in un mondo fiabesco, onirico. This is a scene completely painted on canvas, and as it used to be up to that time. The representation of the palace, where the places were ensured by the great painting skills. The perspective and architectural illusion was leading the audience into a magical, oniric, dreamlike world. Come nelle grandi opere d'arte dal Rinascimento italiano fino alla fine del 1800, le scenografie dipinte contenevano la descrizione pittorica della luce, e lo si vede chiaramente anche in questa seconda immagine, la casa di Amneris. As in all great pieces of art from the Italian Renaissance up to the 1800s, painted scenes contained a pictorial description of light, as you can clearly see in this second picture, Amneris' home. Ed anche in questa terza immagine, la famosa scena del trionfo con la incredibile prospettiva bidimensionale. And in this third image of the famous scene, The Triumph, you can notice the amazing bidimensional perspective. La tecnica dell'epoca era relativamente semplice, si basava sull'utilizzo di diffusori ad incandescenza che illuminavano i fondali frontalmente con grande morbidezza per esaltare l'illusione pittorica e la luce contenute. The technique used at that time was quite simple and relied on using incandescent front diffuser that lit up painted scenes, delivering great softness and enhanced the illusion of paintings and light. Ma qual era la finalità dell'illuminazione in questo contesto? Esisteva il concetto di linguaggio a cui accennavo? Direi di no. La figura del professionista light designer non esisteva ancora e i nostri predecessori erano degli artigiani che avevano come compito, il compito di mostrare la scenografia ai cantanti con i loro preziosi costumi senza aggiungere alcun tipo di interpretazione drammaturgica. But what was the purpose of lighting in this context? Was the concept of language I mentioned before there? I would say no. The role of the professional lighting designer did not exist, and our predecessors were the true artisans, who
who had the task of showing the scenography and the singers with their sumptuous costumes, without any adding any kind of dramatic interpretation. L'immagine che vedete ora è riferita all'atto secondo di Nozze di Figaro, allestimento del 1981 con la regia di Giorgio Strehler e le scene di Ezio Frigerio, 18 anni dopo l'Aida che abbiamo appena visto. Il cambiamento della realizzazione scenografica è evidente e si sviluppa attraverso la creazione di uno spazio fisico tridimensionale, costruito. La ricostruzione dei luoghi dell'azione è realistica ma al tempo stesso poetica e armoniosa. The image you see now is related to Act II, The Countess Room of Marriage of Figaro, production of 1981, directed by Giorgio Strehler and Ezio Frigerio, 18 years after Aida that we just saw. The change of scenic concept is obvious and is developed through a creation of a physical space, three-dimensional build. The reconstruction of the scene is the action, is realistic, yet poetic and harmonious. La luce è calda, di un raffinato colore pastello, e appare leggera e naturale. Un grande elemento di innovazione è costituito dalla direzione della luce che attraversa la scena da destra a sinistra. The warm light has a refined pastel tonality, bringing to the scene soft natural shades. A great element of innovation is delivered by the direction of the light, which cuts the scene from right to left. Si tratta di una impostazione che si ripete nei primi tre atti. Possiamo osservarlo anche nella foto dell'atto primo. It is a setting that is repeated in the first three acts. We can observe this cut also in the first act. Nell'atto terzo vediamo un grande salone che attraverso una prospettiva estrema appare molto più lungo e profondo della realtà, anche grazie al grande declivio del pavimento, secondo una tecnica utilizzata fin dal 1500. According to the technique used since 1500s, in Act 3 we see a big hall which, thanks to the extreme perspective, appears much longer and deeper due to the great declivity of the floor. The declivity of Teatro Olimpico di Vicenza is clearly visible in this picture. This concept was designed in 1500s. Osserviamo di nuovo questa foto originale in bianco e nero. La presenza delle finestre tutte sul lato, che rappresenta per i tre atti la chiave per interpretare la luce in modo naturalistico e coerente. La scenografia è così, dà le informazioni necessarie, contiene le indicazioni luminotecniche da seguire. Di fronte a quale tipo di impostazione di luce ci troviamo? Si tratta di una luce dove l'equilibrio e la raffinata composizione coerente, i grandi spazi vuoti, i volumi magistralmente illuminati, diventano i luoghi dei sentimenti dei protagonisti dell'opera. Giorgio Strehler realizzava pochissimi cambi di luce all'interno di uno stesso quadro. La luce era statica, quasi contemplativa. La ricerca della composizione perfetta e coerente lo portava ad ottenere una qualità assoluta dell'immagine. Let's take a look at the picture again, but in black and white. For three acts, all windows are on a side and allow a natural and coherent interpretation of the light. The set design gives the necessary information on how to lit the scene. What kind of light setting are we facing? It is a light environment where balance, refined and coherent approach, large empty spaces, volumes perfectly lit, become part of the protagonist's feelings. Giorgio Strehler allowed very few lights cue within the same framework. Light had to be static, almost contemplative. The search of the perfect and coherent composition led him to obtain the absolute quality of the image. L'immagine che avete già visto all'inizio è riferita all'opera Il prigioniero, andata in scena all'Opera di Lione nel 2013, con la regia di Alex Oyer del collettivo catalano La Fura des Baus e con il quale spesso collaboro, e con le scenografie di Alphonse Flores. Ho scelto questo spettacolo per parlare di oggi, di come l'utilizzo della luce sia cambiato in modo sostanziale, interpretando la luce stessa come entità dinamica ed espressiva. Questa immagine è per me una metafora di ciò che oggi si può comunicare con la luce in teatro, e vedremo il perché, ma prima devo introdurvi alla storia del prigioniero. This is the picture you have seen at the beginning of my presentation, and it refers to The Prisoner, an opera staged in Lyon in 2013 under the direction of Alex Olé of the Catalan theater company named La Fura del Baus, and with the scenography of Alphonse Flores. I have chosen this show for my today presentation to talk about how the use of light has changed substantially. In fact, light has become a dynamic and expressive entity. The image, to me, has a metaphoric meaning, and how
we can communicate with light in theater today. We'll see why in a second, but first let me introduce you to the story of the prisoner. L'opera composta dall'italiano Luigi Dalla Piccola nel 1948 parla di un detenuto prigioniero nelle carceri spagnole nel XVI secolo. Nel prigioniero rinasce la speranza quando scopre che il carceriere è uscito lasciando aperta la porta del carcere e tenta la fuga, ma viene catturato dal grande inquisitore che ha la stessa figura e la stessa voce del carceriere che lo conduce al rogo. La libertà, si chiede il prigioniero. The opera composed by the Italian Luigi Dalla Piccola in 1948 tells the story of a prisoner detained in Spanish prisons in 16th century. The prisoner receives the visit of his mother, haunted by a nightmare, where the king is presented in the appearance of the death. After being tortured, the prisoner recalls that someone called him brother, and it seems to give him some moment of relief. The jailer enters, using again the word brother, and tells him that the revolt of homeless succeeded. A spike of hope is raised in the prisoner when he learns that the jailer, while leaving the jail, left the door open. The prisoner attempts to escape, but is captured by the Grand Inquisitor, which has the same appearance and the same voice of the jailer, who calls him once again brother, but then gently takes him to the fire. Is this freedom? The prison asks himself, whispering almost unconscious. Alex Hoyer fin dall'inizio capì che non gli interessava rappresentare questa storia in modo didascalico, non voleva prigioni e militari. Mi disse una frase illuminante: il prigioniero per me è prigioniero di se stesso, della sua mente. Alex immaginò che il protagonista avesse subito una violenza sessuale da bambino, da parte di un sacerdote, e che questo stesso sacerdote fosse il suo carceriere e il suo inquisitore. La prigionia diventa così una forma di pazzia causata dalla violenza subita. Prigioniero di se stesso e del suo passato. È un'interpretazione forte, ma purtroppo molto attuale. Le prossime immagini sono dei render della scenografia. Since the beginning, Alex Hoyer's intention was not to represent the story didascally, nor he wanted prison or police. He simply gave me an inspiring tip. The prisoner is prisoner of himself, of his own mind. Alex envisioned that the protagonist had suffered as a child sexual violence by a priest, and that the same priest was his jailer and his inquisitor. The captivity then becomes a form of mental insanity caused by the violent. Prisoner is prisoner of himself, of his own past. It is a very strong and sadly a very present day interpretation. The next few pictures are rendering of the scenography. Si trattava di un impianto così composto, un pavimento in tapirulan motorizzato, un tulle nero semicircolare che chiude posteriormente la scena, due quinte nere che traguardano i tulle e un ceiling circolare in tulle nero speculare al tapirulan. It is a circular system composed by a circular motorized treadmill, a semicircular black tulle which borders the back of the scene and joins circular rotating floor. Two back drapes connected to a black tulle, a circular ceiling in black tulle specular to the circular motorized treadmill. In questa immagine si può vedere una vista laterale della scena. In this picture you can see a side view of the scene. Una scena molto difficile per la luce, con pochissime possibilità di provenienza, perché il ceiling di tulle chiudeva le luci dall'alto. Il cilindro centrale in tulle e l'altro tulle di fondo non permettevano l'utilizzo del controluce, né la luce frontale poteva essere una soluzione interessante per me. The action takes place exclusively on the treadmill, which is a rotating circular platform. A very difficult scene to lit, with very tight angles, as the tulle ceiling was an obstacle for the fixtures from the above. The central tool cylinder and the tool on the back would not allow the use of backlight, nor the front light could be an attractive solution for me. I could instead use cutting side lights, but only from the front stage, the one free from tool. La grande sorpresa fu che ciò che sembrava la più grande limitazione per la luce, cioè il ceiling in tulle, si è poi trasformato in un linguaggio visivo, credo molto interessante. Ho pensato che sarebbe stato fondamentale illuminare il tapirulan ritagliando esattamente la sua forma con luci zenitali e per questo l'ho diviso in sei sezioni utilizzando sei moving light equidistanti tra loro in modo che fossero sempre al centro della pedana. As a big surprise, what looked the biggest limitation to the light, the ceiling, in reality was transformed into a very interesting visual language.
Framing exactly the shape of the treadmill with vertical lights was essential to me. That's why I divided the treadmill into six sections using six moving lights equidistant from each other to keep them always in the center of the circular stage. Così ho fatto realizzare due serie di gobos custom fornendo le esatte distanze di proiezione tra pavimento e pipes, perché potessero combaciare e diventare un unico circolo. La prima serie lasciava due bordi esterni non illuminati, la seconda invece illuminava il tapirulan per tutta la sua larghezza. I did specify two sets of custom-made gobos, and by giving the exact projection distance between the floor and the pipes, they could perfectly join, creating a circle only. The first set of gobos would leave the borders unlit, while the second set would allow to illuminate the treadmill along its entire width. L'impianto è stato completato con altri 19 moving light per un totale di 25 distribuiti su 9 pipes. La luce, intercettando il tool del ceiling ma percorrendo una distanza inferiore, proiettava le forme disegnate sul pavimento in una dimensione più piccola. L'effetto faceva apparire queste figure come dei corpi luminosi sospesi. The rig was completed with moving lights, with 19 moving lights, for a total of 25 installed in 9 pipes. The light from the fixture above of the ceiling with a shorter distance would intercept the tool, ending on the floor and projecting smaller size images. The visual effect was a mid-air suspended illuminated entities. Ho pensato quindi che il fatto di vedere così chiaramente la forma della luce che passava attraverso il tool avrebbe generato una composizione di forme, un design luminoso e scenografico. I then thought being able to clearly see the shapes of lighting passing through the tool would generate a composition of forms with luminous design and scenic effect. Qui il prigioniero cerca disperatamente di fuggire attraverso un labirinto di porte che ruotano sul tapirulan. Altri prigionieri appaiono con le sue stesse sembianze. The prisoner here desperately tries to escape through a labyrinth of rotating doors on the treadmill. Other prisoners also appear with the prisoner's own semblance. Il prigioniero sembra entrare in una chiesa. Prisoner seems to enter a church. Let's go through some pictures now of the show. There is the family arrival, the escape, the freedom, maybe. The inquisitor jailer chases him. The prisoner is about to die while the jailer on the back appears with a child. Torno ora alla prima immagine che vi ho mostrato. Questo è il momento in cui il carceriere lascia o sembra che lasci la porta aperta. Il prigioniero cerca di toccare la fessura di luce che filtra per convincersi che non si tratta di un altro incubo. In realtà la porta è chiusa e quello che vediamo è un effetto di luci realizzato con tre sagomatori. I now return to the very first picture I've shown you. This is the time when the jailer leaves or seems to be leaving the door open. The prisoner tries to touch the light filtering from outside to convince himself that this is not another nightmare. The door is actually closed, and what we see is in effect achieved with three different framing fixtures. La luce quindi assume un significato veramente metaforico attraverso un'illusione visiva, la stessa illusione di libertà del prigioniero quando, spente le tre luci, troverà la porta chiusa come è sempre stata. In this picture, lighting has a real metaphorical meaning thanks to a visual illusion, just an illusion of freedom for the prisoner. In fact, once the three framing fixtures are turned off, he realizes that the door is closed, as it has always been. Grazie, thank you. Okay.